Pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica e benvenuto al podcast di Antioca, di Torino e Milano. Oggi è 8 di aprile del 2019. Stavo dicendo la mia data di nascita, fratello. Abbiamo il link. Abbiamo il link, fratello. Sì, lo mando subito. Okay. Allora, praticamente siamo qui, siamo in riunione con... siamo a Torino, siamo nella riunione degli uomini e insieme a me c'è il ministro Bruno Brocchetta, il nostro pastore Pedro Guzman, fratello Giuseppe Luongo, fratello Fabio Brocchetta e Giuseppe Famularo. E voglio salutare tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e praticamente voglio passare subito la parola al ministro Bruno. Amen, pace di Cristo. La parola per un bel saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Un caro saluto dal fratello Bruno. Come ha detto fratello Enzo, siamo qui in Corso Giulio Cesare. Che numero è qua di Corso Giulio Cesare? 300. In Corso Giulio Cesare 300. Chi fosse all'ascolto e ci vuole raggiungere, siamo qui che lo aspettiamo. Veramente un saluto a tutti e che il Signore ci benedica in questa serata, che possiamo veramente ricevere una parola del Signore, un incoraggiamento, un qualcosa che il Signore vuole parlare alle nostre vite per questa settimana. Dio vi benedica, fratelli, buon ascolto, pace di Cristo. Così voglio passare anche la parola al fratello Giuseppe per un saluto. Amen, pace di Cristo, fratelli. E questa sera veramente speriamo che ci sia una parola fresca per noi, sicuramente ci sarà, e che Dio vi possa benedire grandemente e che possiate ascoltare veramente una parola fresca. Amen, pace di Cristo, fratelli. Amen, passo la parola al fratello Fabio per un saluto. Pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica in attesa della parola del Signore. E... passo la parola al fratello Famularo. Amen, pace di Cristo, amati fratelli, che Dio vi benedica. Prego al Signore che davvero questa sera, come ha detto i fratelli, che sia una parola fresca, una parola che il Signore ci possa dare forza e animo ad andare avanti nella nostra vita e che Dio vi possa benedire e pace di Cristo. Amen. Così prima di passare la parola al pastore vogliamo pregare tutti insieme. Amen. E il pastore possa continuare in questo podcast. Amen. Signor Gesù, papà, ancora ti ringrazio per questo momento, Signore, grazie per la tua vita, la vita che ci hai dato, Signore, per la vita che tu ci hai donato, Signor Gesù Cristo, Signore, perché noi siamo qui grazie a te, Signor Padre Santo, Signore. Davanti alla tua presenza, Signore, vogliamo mettere ogni parola, ogni cosa, Signor Gesù Cristo, Signore, di quello che tu, Signore, ci insegnerai da questo momento, Signore. Guardaci, Signore, guida tu, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 E prenderemo una foto, caro fratello Giuseppe, storica di oggi. Amen. Che siamo insieme nel nome santo di Gesù. E fratelli, per chi è in ascolto, vi prego, fate un messaggio al nostro caro fratello Enzo e fateci sapere che siete in ascolto, soprattutto da parte della nostra chiesa qui a Torino. Un caro saluto al fratello Alessandro. Fratello, abbiamo iniziato con un po' di ritardo, ma siamo qui gioiendo nel Signore. È un bellissimo privilegio essere davanti a un bellissimo gruppo di fratelli che hanno preso del loro tempo che sicuramente è un tempo del lavoro. Sicuramente voi avete avuto tante occupazioni, anche situazioni in giornata. Abbiamo superato ogni cosa nel nome di Gesù e supereremo nel nome di Gesù. E fratelli, pace di Cristo, solo un piccolo pensiero che è stato in parte ispirato per un qualcosa che ho ascoltato ieri, soprattutto in questi giorni ho ascoltato delle varie conferenze spirituali più che altro, in parte relazionato, si dice relazionato alla preghiera, è importante. Forse vediamo come se riesco a esprimere un punto importante. A volte la mia mente
lavora assolutamente solo in inglese e faccio fatica e non riesco a gestire tutto come sento. E con molta curiosità ho imparato ieri che su Amazon e negli Stati Uniti il gioco di tavola più famoso, più popolare, come si dice, più venduto, è un gioco che si chiama Sorry. Scusa. Allora, voi conoscete quel gioco? No. O sicuramente il gioco Sorry ha un nome in italiano, forse lo possiamo scoprire. Fratelli che siete veloci in Google o Wikipedia, non lo so. Però in questo gioco si giocano 3, 4, 5 partecipanti e semplicemente tu vai a mano destra, però se qualcuno ti supera o ci sono delle queste carte che ti fanno iniziare da capo. Il punto è che in questo gioco che si chiama Scusa, in realtà è l'indietro del gioco, se si può dire così in italiano, è come per dire una dolce vendetta, invece di essere scusa. Allora, da qui il pensiero sulla parola scusa e la differenza tra l'essere scusato e l'essere perdonato. E questo ha colpito il mio cuore, perché se lo penso in italiano, mi è successo un qualcosa interessante, perché a volte faceva fatica dell'inglese, trasferiva l'spagnolo, dell'spagnolo all'italiano, mi impasticciava di più il cervello. Però in questo caso è la prima volta che mi è successo che dall'inglese vado diretto all'italiano. E mi è piaciuto tanto. Perché si è capito bene l'italiano, e scusa è come veramente una richiesta light di perdono, solo che è semplicemente light, come per dire insignificanti o che non ha tanto significato, come per dire che se io dico la parola scusatemi, o la parola scusa, è più per me che per te. Sì, è per dire. No? Politicamente, o per dire, come si dice, moralmente, educatamente, scusi. E questa è stata una delle prime parole che ho imparato in mezzi pubblici. Scusa. Ma tante volte la gente mi diceva scusa, ma mi spingeva. Scusa. No? E in realtà non mi stava veramente chiedendo scusa, perché c'è una grande differenza con la parola perdono. Sembra che quando veramente si chiede perdono si aspetta di alguna maniera un qualcosa. Se io vado al fratello Bruno e le dico: fratello, veramente perdonami, io aspetto anche un qualcosa da parte da lui, non necessariamente capiendo il perdono, parleremo forse un po' di questo più tardi, però
aspetto un qualcosa, una reazione di te. Mm-hmm. Invece che se dico scusa, è più per me, più per soddisfare un qualcosa di me per andare avanti. Siamo a posto, andiamo avanti. Siamo a posto, andare avanti, ecco. E un dizionario dice che il sinonimo de perdono, ci sono queste parole: assoluzione, remissione, venia. Bene. Chiedo venia. Chiedo venia. No? E, però sono tre parole che dopo ci sono tre altre parole separate, anche mi sembra interessante come si aggruppano queste parole nella lingua italiana. Il perdono va con assoluzione, remissione, venia. Mi sembra interessantissimo la etimologia della parola assoluzione, perché include una soluzione, una soluzione. E mi sembra molto interessante. Dopo la parola clemenza, cammina con grazia, cammina con indulgenza, come per dire un favore immeritato. Dopo ci sono tre altre parole in un gruppo: condono, amnistia, indulto. E dopo c'è un ultimo gruppo che include la parola scusa, giustificazione. Wow. So, primo gruppo, assoluzione, remissione, venia. Secondo gruppo, clemenza, grazia, indulgenza. Terzo gruppo, condono, amnistia, indulto. Indulto. Indulto, per esempio, è quando una persona che è in carcere, il presidente della, non so se esiste qua in Italia, ma in America esiste, che il presidente ha il potere di indultare, no? Vuol dire praticamente togliere la pena a una persona che ha forse anche commesso un atto criminale. E il presidente in Stati Uniti ha quella facoltà. E la ultima parte, scusa, è la parola giustificazione. Allora, il contrario del perdono, come contrari nella lingua italiana, appaiono due gruppi. Il primo gruppo, vendetta, odio e rancore, come contrario del perdono. Il secondo gruppo di parole in italiano è molto più profondo del perdono, perché significa, lo hanno scritto, condanna, punizione. E questo mi ha colpito tanto, su quello che veramente significa il nostro Signore nella nostra vita, il nostro rinascere e come siamo noi davanti a Dio giustificati una volta per sempre. Non è solo ricevere la parola del Signore, ma il credere, e dal credere la nostra rinuncia a un qualcosa, a tutto ciò che il mondo rappresenta per veramente tornare
il nostro cuore verso il Signore. E ancora 20 anni dopo la mia conversione mi rendo conto di veramente che tan grande è il lavoro giustificativo nella mia vita, nella mia fede in Cristo Gesù. Perché è stato veramente una giustificazione ante un tribunale celeste che per il mio ravvedimento, il mio credere, il Signore semplicemente ha perdonato tutta la mia condanna, tutta la mia punizione, tutti i rancori, tutti gli odi, tutte le vendette, tutto ciò il Signore lo cambia nella sua giustificazione. Allora immaginate dopo di questo passo o prima ricevere lo Spirito Santo, la sua presenza in noi come un sigillo celeste, una firma a questa giustificazione eterna, ma dipende da me veramente mantenerla, perché il Signore non si allontana da me, ma io posso essere, se è possibile, sedotto del mondo e perdo semplicemente la mia salvezza. E mi fa meditare tanto in questo, perché il perdono sembra una parola dolce. Dolce, si dice così? Una parola dolce. Ma dopo, se vado immediatamente al contrario, mi colpisce che parla come contraria al perdono, vendetta, odio, rancore. In un secondo gruppo molto più profondo nel senso di capire la parola condanna e punizione. E nel mondo si usano tante parole nel nostro linguaggio quotidiano che sono troppo superficiali. E penso che noi nella nostra fede, con una dieta, un stile di vita sano, di mangiare spirituale, il nostro vocabolario dovrebbe cambiare in Cristo Gesù. Il nostro parlare dovrebbe santificarsi mano a mano con il nostro camminare. Non può essere possibile che la maniera di parlare sia come una volta parlevamo nel mondo, e solo prende una piccola distrazione penso io. Per esempio, se io inizio a parlare inglese con una persona, immediatamente è come un cambio di canale. Mi immagino te parlare dialetto di un momento all'altro, inizia già a parlare un altro linguaggio, dialetto, come chiamarlo. Ma io penso che la nostra maniera di parlare dovrebbe essere evidente a tutti ciò che tutte le persone che sono intorno a noi, nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana, perché veramente dovrebbe essere un riflesso del perdono, di un perdono che abbiamo ricevuto ad un alto prezzo. E se veramente capiamo quello che ha significato il perdono, quando ho preso gli appunti della parola scusa,
è quello che significa, e dice che scusa è semplicemente un'espressione di rincrescimento per colpa o mancanza commessa a danno di altri. E lo posso fare con una lettera, con un biglietto, parole di scuse. Rivolgere a qualcuno le proprie scuse, e da lì possiamo forse vagare un po' nella grammatica, nella lingua italiana, che non conosco tanto, ma mi viene al cuore se veramente noi come uomini di Dio parliamo veramente o impariamo a parlare nella sua santità, o siamo semplicemente sedotti delle circostanze di ogni giorno che ci portano in continuo alla vendetta, concorrenza. Non c'è niente di male valutare la concorrenza, ma desiderare una vendetta è ovvio contrario. E quando non si parla in santità, è ovviamente che sarà facile per l'odio e il rancore essere parte della conversazione. Allora, se voi, fratello, a ver, fratello Bruno, se potete forse di una maniera articolata cercare Isaia capitolo 53. Il capitolo 53 è ovviamente guardando avanti il profeta Isaia sul Cristo, sul nostro Signore. E fratelli, questo è un capitolo, il capitolo 53, sono 12 versi che io prego per il resto della mia vita, non necessariamente leggerlo ogni giorno, ma non vorrei che un mese passi avanti senza io fermarmi e leggere, studiare, meditare, passeggiare su Isaia 53. Sono 12 versi, fratello, e abbiamo la nuova Diodati. Mm-hmm. Avete la nuova Diodati? Ok. Penso di sì. Forse non l'ho riveduta. Ok. Mm-hmm. Amen. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi riflette che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca.
ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il giusto, il mio servo, renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi e gli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, è stato annoverato fra i malfattori e gli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. E la parola ovviamente chiave qua per i trasgressori, noi, e per ogni trasgressione, peccato, no? Non aver dato nel centro. Quando uno fallisce, il centro veramente pecca. E questo, fratelli, mi colpisce, parlando con la mia suocera di tante situazioni del passato, mi fa anche riflettere che tanto capisco io il perdono nella mia propria fede, nella mia propria vita. Persone che mi hanno fatto del male, persone che sicuramente ho fatto del male, ma forse peccati che neanche io mi rendo conto, no? O forse una parola o una... E parlando con mia suocera, ricordando delle situazioni di famiglia del passato e tutto quanto, a volte lei menziona una prospettiva diversa a quella che ho e dico, oh Signor, ma veramente forse devo meditare un po' su questo. Era molto presto sveglio questa mattina e chiedendole al Signore saggezza, perdono, e veramente quando ho perdonato o perdono, veramente ho dimenticato. Posso veramente dire non è successo mai questo evento, o in effetto non posso negare che è successo, ma non mi fa nulla. Veramente sento la pace, il rilascio del Signore della situazione. Per 20 minuti più o meno, guardando l'orologio, ho tribulato un po' in preghiera fino a, credo che erano le 4:38, che ho sentito un rilascio di pace e dico, wow, ok, ok, forse non ha tanto che vedere con il passato, ma veramente si prendo cura delle parole che uso davanti ad altri, a titolo ministeriale, a titolo familiare, quando sono con mia figlia, con le persone della chiesa, vicini di casa, persone, come sono le mie parole? Sono veramente le mie parole, le mie conversazioni, un riflesso di veramente quello che io credo, o semplicemente dico scusa superficialmente per dopo fare senza cambiare. Ho un'altra scrittura, fratello, questo che abbiamo letto di Isaia 53, una parola che ho scritto ieri, credo che l'ho scritto nel consiglio, nel gruppo a parte per insegnamento più che altro. La santità che noi pratichiamo è più che altro la disciplina del nostro stile di vita,
La santità non è la salvezza, ma è ovvio che è il tipo di vita che noi portiamo quotidianamente, siamo nel cammino di salvezza o veramente non siamo nel cammino di salvezza. Non solo devo prendere cura del mio parlare, ma della mia integrità, se veramente quello che io predico, quello che io studio, quello che io parlo è veramente quello che io sono. La integrità sicuramente dimostrerà la mia fedeltà. Solo la integrità cammina con la fedeltà. Quali veramente sono le mie convinzioni? E tutto cade sulla mia responsabilità di spendere il tempo con il Signore in preghiera ogni giorno. Quindi con questo, fratelli, ho scritto tanti altri appunti, però credo che mi fermo qua. Non è il punto di esaurire, è il punto del perdono o questo che significa, se no forse questo può toccare il tuo cuore. Io ti invito, fratello, fratelli che siamo qui presenti, se volete fare una riflessione o forse un qualcosa che tocca il tuo cuore, fratelli, forse qualcuno che sta ascoltando o che ascolterà dopo può essere nutrito con una parola di fede anche da voi. Ritornando a queste parole, ora l'ho perso. Ah no, qua. Perdono e dopo menziono i contrari del perdono: vendetta, odio, rancore, in un primo gruppo, in un secondo gruppo, condanna e punizione. Penso io anche che non capire il perdono è veramente vivere sotto condanna. Pastore, ho questo legame, non riesco a uscire da questa situazione. O perché il fatalismo, il pessimismo, la negatività, non riesco, sono sedotto, sono inclinato a... E tutto ciò che ha con condanna, punizione, fratelli, è depressivo. Oggi anche un qualcosa curioso, ascoltando a una donna, una maestra straordinaria, parlava della depressione, che la scienza dice che fino di arrivare al punto critico della depressione ci sono almeno 2-3 settimane di gestione. Gestazione. Come? Gestazione. Gestazione al punto depressivo. E volevo domandarti a te, fratello, che se è la tua esperienza che avete, io non ho vissuto fino al Signore me libere di arrivare a un punto così. Ma riesco, il punto sarebbe, se questo è veramente certo, allora ogni momento che sembra che ho questo attacco negativo, depressivo, pessimista, fatalista, entro, ascolto la parola, inizio a ascoltare i miei maestri, provo a fare chiamate, soltanto che se mi sveglio alle 2-3 della mattina con questo, a chi chiamo o che faccio, come faccio, no? Però come ti sembra questa parte a te? Rispetto a che? A che veramente c'è questo periodo di gestazione che ti porta a quel punto critico della depressione? Sì. E se questo è veramente certo, allora più che mai facciamo attenzione, fratelli, che
se arriviamo a questo punto, che sappiamo nello Spirito Santo di riconoscere prima e clamare aiuto o parlare veramente al Signore chiaro con questo. Non lo so se volete tu iniziare o concludere con un commento, e vamo se c'è un commento insieme a noi. Con questo, fratelli, io concludo. Non è una esposizione tipo una lezione quello che facciamo il lunedì, fratelli. Deve essere che veramente vuol dire il Signore a noi, per la nostra vita, per il nostro camminare, per la nostra santità. E forse qualcuno di voi è importante anche ascoltare, o siete in una situazione dove non c'è perdono, o non vedete il perdono, o vedete la scusa, non il perdono, non lo so. Fratello Bruno, inizia a te. Amen, pace di Cristo. No, sinceramente non ho da estendere molto il tema, nel senso che prendo questa parola come tu l'hai portata, come riflessione di ciò che hai avuto in questa occasione. Però posso dire, relazionato al discorso della depressione, questo periodo precedente, ovviamente io ho vissuto una situazione difficile in passato, non conoscevo il Signore in questo, e quindi questo è stato determinante, nel senso che comunque ho vissuto delle emozioni particolari che non capivo neanche io bene cosa mi stesse succedendo. Però nel processo, in questo processo che è poi culminato in una vera e propria depressione, quindi in un momento di confusione, di paura, di tristezza, di tante sensazioni messe insieme, arriva proprio il Signore nella mia vita, e quindi la mia vita comincia a cambiare, no? Però ci sono stati dei momenti anche in Cristo dove ho avuto dei forti momenti di sconforto, e sempre la mente mi ha portato a pensare che avessi potuto rivivere una situazione come in passato avevo già vissuta, e sempre la mia mente ha lavorato, il nemico ha cercato di farmi... Come che entra in una situazione di remissione. Ecco, però questo processo, che nel mio caso è durato, è stato molto lento e molto lungo, che da una parte ha anche formato un po' parte di me, no? Ma nel senso, ho imparato da questa esperienza, sebbene negativa, però è stato un processo lungo, quasi un anno, è una sensazione brutta che comunque... Questo è stato quanto tempo prima di Cristo? Calcola che un anno prima, giusto il Signore è arrivato a tempo, perché era proprio nel culmine di questa situazione, sono arrivato alla conoscenza di Cristo, quindi il Signore mi ha liberato in una situazione particolare, mi ricordo come fosse oggi il momento in cui avevo questa sensazione di stomaco chiuso, di ansietà forte, difficoltà nel respiro, e mi ricordo durante una preghiera di aver ricevuto questa liberazione, il fiato ho cominciato a respirare normalmente, lo stomaco si è aperto, ho sentito la presenza del Signore, ho sentito lo Spirito Santo, che non sapevo neanche fosse lo Spirito Santo, l'ho capito dopo vivendo le esperienze che il Signore mi aveva dato. E l'essere in Cristo mi ha dato una forza, mi ha dato una speranza, mi ha dato la possibilità di non avere più questa forte preoccupazione che avevo, no? Queste preoccupazioni per varie situazioni che, pensandoci ora, erano banali, ma quando le stavo vivendo erano montagne insormontabili. E quindi sicuramente un periodo di gestazione c'è stato, no? Perché che poi il Signore abbia voluto creare forse un pesce che mi ha mangiato, per poi vomitarmi sull'asciutto, è un discorso, però in ogni caso è stata un'esperienza difficile. E anche è successo, che stavo dicendo poco fa, che in tempi in cui ero convertito, ero già nella fede da diversi anni,
ho avuto un ripresentarsi sintomatico di questa gestazione, no? Perché quando tu hai vissuto una situazione di questo tipo, come uno che ha sempre, dopo il mal di gola gli vengono, faccio questo esempio, no? Io sempre spesso mi viene mal di gola e piano piano mi si infiammano le tonsille, mi vengono le placche, mi viene la febbre e finisco nel letto. Quindi quando accuso questo primo mal di gola, al 99% so che come finirà questo procedimento se non prendo l'antibiotico. E quindi questa gestazione di questa depressione è capitata e ho riconosciuto questi sintomi. Però quello che la mia mente arrivava a pensare era: adesso succederà come è successo prima, tutto sto tempo, questi 8, 10 mesi, un anno, chissà di più, perché nessuno può sapere quanto durerà. E così la mia mente ha incominciato a lavorare, però veramente con l'aiuto di Dio ho incominciato a riprenderlo nel nome di Gesù, ma non è facile, non è facile perché è una cosa che ti si attacca talmente addosso che quasi non te la riesci a togliere. Però veramente grazie a Dio, grazie alla fratellanza, grazie a tante cose, sono riuscito in pochi giorni, quindi 5-6 giorni, a scacciare questa cosa. E veramente collegare quello che si è parlato, veramente che il Signore per noi ha vissuto questo e peggio di questo. Mi immagino tutta la parte della sua passione, l'arrivare alla croce, il Signore comunque era Dio, ma nello stesso tempo era anche uomo con sensazioni, dolori umani. Non era Dio che non sentiva dolore, che non sentiva Dio manifestato in carne. Era Dio manifestato in carne, quindi viveva tutto ciò che potrebbe vivere ognuno di noi. E quindi questo che Lui ha fatto per noi è un qualcosa di grande. E veramente ogni volta che noi possiamo, come posso dire, chiediamo perdono al Signore per qualunque cosa che facciamo durante il giorno o che facciamo nella nostra vita o per un atteggiamento sbagliato, che deve essere un perdono sincero, un perdono vero come Lui lo ha fatto per noi. È un po' questa differenza tra scusa e perdono, che è più una cosa di parole verbali, ma in realtà quello che cambia è il succo, perché uno può chiedere una scusa molto profonda e un perdono molto superficiale, perché io posso dire perdonami fratello ti ho toccato, oppure posso dirti scusami fratello veramente ho sbagliato, non volevo offenderti, non deve faccio. Essere una cosa di parola, cioè la differenza tra la parola scusa e perdono magari sono, ma quello che importa è come uno lo fa, perché uno può fare delle scuse molto profonde, uno può fare un perdono molto superficiale, può chiedere un perdono molto superficiale o può chiedere un perdono molto profondo e una scusa molto superficiale o viceversa. Quindi quello che conta è veramente il desiderio che uno ha di scusarsi, chiedere perdono in ogni situazione della nostra vita che si può presentare. E quindi così concludo. Amen. Fratello Enzo, avete un qualcosa da... Amen. Pace di Cristo a tutti quelli che stanno ascoltando. Ovvio, sono parole molto importanti, come diceva il ministro Bruno, come stava parlando anche il pastore, ed è un argomento che penso che tutti sono inclusi, perché il perdono è un qualcosa che deve essere parte della nostra vita, ma non come si diceva prima all'inizio, come una scusa, come diceva adesso anche il ministro Bruno, diceva fratello perdonami o scusami, e diventa un'abitudine, diventa un qualcosa, tanto come diventa come quello scusa. E quindi io prego per questa parola, è ovvio, forse per uno di noi qua o per chi sta ascoltando o per me stesso, voglio dire questa parola e andare avanti. Amen. Amen. Fratelli, alcuno di voi volete aggiungere un qualcosa, alguna esperienza personale che forse può aiutare a qualcuno? Ma no, c'è, oddio, pace Cristo fratelli, che Dio vi benedica. Chi parla è il fratello Famularo. Sono il fratello Famularo. Io attualmente questa parola parla
come hai detto tu, Pastore, prima hai fatto l'esempio, no? Il centro che uno pecca, e questa parola mi fa capire che forse questa volta ho sbagliato, non ho preso il centro, no? Che senso? Che ho questa situazione che non so neanche se ascolta, purtroppo di non perdono nei confronti di mia mamma, che ci sono state queste situazioni molto delicate e lei purtroppo si è allontanata dalla fede, non andiamo nei particolari, però ho questa mancanza di perdono nei suoi confronti. E quando ieri si è parlato anche nel culto, che adesso Pastore parlando oggi di questa parola si collega tutto al discorso di ieri della mamma, no? Quando tu hai anche chiesto chi è che ha la mamma viva, che abbiamo alzato le mani la maggior parte ringraziando a Dio, però ho questa situazione che il Signore ha marcato, sta marcando e sta parlando molto chiaramente, adesso sento di dirla, di mancanza di perdono. Appunto, uno dice, come hanno parlato anche i ministri, tu stesso Pastore, che si parlava appunto di un perdono, un chiedere scusa superficiale o in un dialogo, ma scusami, però il discorso è ok, però perdonare davvero è cancellare il tutto, no? Tutto quello che è successo. E alle volte ci sono delle situazioni molto difficili, appunto nella mia situazione, questa qui, che viene difficile, ma non perdonare non so neanche come spiegare esattamente, però non è un non perdonare mia mamma in questo caso per un qualcosa di, non so neanche io spiegare, però c'è un qualcosa di particolare, di diverso, che purtroppo è difficile farlo, ma il Signore ha parlato chiaro e volevo dare questo esempio, appunto, che bisogna perdonare. Il Signore me l'ha chiarito molto molto bene. Questa se sera. Avete algún problema, se volete un po' di aiuto, chiaro, semplicemente legge Isaia 53. Sono 12 versi, che pregando sicuramente arriverà il rilascio che avete bisogno, perché senza perdono nessuno vedrà al Signore. Fratello Giuseppe Luongo, con qualcosa da aggiungere? Amen. Amen, fratelli. Invece a me anche, non lo so, a volte mi capita, qualche volta ho chiamato anche il pastore, dei momenti di tristezza che arrivano e ti senti tipo oppresso e incominci, vorresti piangere, però sono momenti veramente che solo il Signore ti può aiutare a capire cosa sta succedendo, oppure vorresti in quel momento qualcuno di fianco che ti aiuterebbe, però a volte ti trovi nei momenti soli, però comunque c'è il Signore che ci può aiutare, e anche nei momenti più difficili, anche lavorativamente, in qualsiasi cosa che può succedere, ci sono quei momenti di scoraggiamento, però se non ci diamo una mano uno con l'altro, è veramente che qualcuno possa pregare per te e che può avvenire questa liberazione da ogni cosa che ti può veramente attaccare. E niente, fratelli, però è meglio pregare e aspettare ogni cosa nel suo tempo. Amen. Amen, fratelli, così concludiamo, pregheremo, sicuramente parleremo un po' tra di noi, ma chiudiamo con una preghiera. Amen. Fratello. Amen. Così concludiamo questo podcast, questo live, fratelli, e vi salutiamo nell'amore del Signore, nella pace di Cristo. Dio vi benedica, e se avete qualcosa scrivete pure al pastore o gli mandate un'email a pastore@antioca.it. E siamo presto in ascolto. Amen. Dio vi benedica. Amen. Amen.